Sei arrivato nell'ultimissimo giorno di mercato, che spezie hai trovato e cosa ti ha convinto di questa nuova opportunità? No, ovviamente sono venuto allo Spezia perché mi è piaciuto direttamente il calore della gente, del presidente, anche del direttore sportivo e tutto quanto. Poi ho visto una buona opportunità per ritornare in Italia e come piazza è una piazza importante che l'anno scorso ha fatto molto bene. E gruppo sì, ho trovato il gruppo che sta molto bene. Adesso ovviamente quando perdi è sempre un po', l'ambiente è sempre un po' difficile, però dobbiamo cambiare questo giro e già domenica il calcio ti dà un'altra opportunità. Un'esperienza internazionale molto importante. Cosa puoi dare allo Spezia di Thiago Motta? No, ovviamente alla squadra, come ho detto prima, che l'importante è non bisogna basarsi su un giocatore, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e questo penso che può essere la forza del gruppo per arrivare al nostro obiettivo. L'esperienza di Barcellona cosa ha lasciato a Remanai? Mi ha lasciato tante cose, lì impari moltissimo, ovviamente sei con grandi campioni, allenarti con grandi campioni e sono molto contento però di aver fatto questa scelta. Potevo rimanere tranquillamente, però ho preferito giocarmi le mie carte e nient'altro. Adesso spero domenica già di vincere la partita. No, Domenica c'è una sfida importante. Tu come stai fisicamente? io sto molto bene. Sono ritornato sabato perché avevo 3 partite in 8 giorni e non so 100% fisicamente, però ora già inizio con la settimana e già sto bene. Un occhio a Spezia e magari in futuro un occhio al Mondiale. Sì, questo sarebbe un sogno, però prima dobbiamo basarsi su tutte e due le cose, magari una salvezza e una qualificazione al mondiale.